Occupiamoci adesso del seguente problema. Allora, una soluzione intera dell'equazione 1990x meno 1989y uguale a 1991 è A, x uguale a 12.785, y uguale a 12.768, b, x uguale a 12.785, y uguale a 12.770, c, x uguale a 11.936, y uguale a 11.941, d, x uguale a 13.827, y uguale a 12.623. Naturalmente, per chi, diciamo, si fosse collegato per la prima volta a questo corso, noi non possiamo utilizzare la calcolatrice. Bene, allora questo è il momento di fermare il video e di procedere per conto tuo. Allora, attenzione, la cosa che incuriosisce guardando questi numeri è che soltanto questa ha questa proprietà, cioè di avere la y maggiore della x. Tutte le altre hanno la y più piccola della x. E questo è un segnale interessante. Allora, cerchiamo di capire perché. Qui naturalmente possiamo scriverlo come 1989 meno y più 1900, chiedo scusa, più x uguale a 1991. Allora, è chiaro, guardando i numeri che ci sono in campo, è evidente che questo deve essere un numero negativo, perché se no non c'è alcuna possibilità di ottenere 1991. E quindi la risposta giusta